E restiamo su questo argomento, lo approfondiamo con l'opinione dell'Ordine degli Ingegneri dell'Aquila. Abbiamo ospite, lo ringrazio, il presidente Pierluigi De Amicis. Abbiamo ascoltato il servizio con la nota della prefettura dell'Aquila rispetto all'ordinanza del sindaco Biondi. Abbiamo sentito anche le perplessità di ANCE. Qual è la vostra posizione? Buonasera, grazie a voi. Perplessità in merito a qualcuna ne abbiamo, ne avevamo sull'ordinanza. Stavamo anche noi cercando di organizzarci e poter fare i campioni, perché se dovevano essere fatti anche dai professionisti, stiamo ancora cercando di attivare un protocollo rispetto dell'ordinanza, che poi è stata superata comunque dal parere della prefettura. Organizzarsi perché per permettere un riavvio immediato dei cantieri, evidente, servono anche le presenze in cantiere di personale tecnico, dei professionisti, sia come coordinatore della sicurezza, sia come direttore dei lavori, insomma, in ogni forma, collaudatori, in qualsiasi forma di incarico, l'interesse della ricostruzione nell'ambito del cantiere. Su questo stiamo aspettando, vediamo che cosa succede. Rispettiamo pienamente quali sono le disposizioni che vengono impartite dalle autorità competenti, sia da quello che era l'ordinanza del sindaco, che a nostro avviso presentava anche altre criticità per quanto ci riguarda, cioè che però erano state superate in una riunione tenutasi ieri pomeriggio, ieri sera, terminata in tarda serata. Criticità perché, oltre a quella dei tamponi, che sicuramente serve all'interno di un monitoraggio, perché lo spirito dell'ordinanza lo capiamo un po' meglio leggendolo e approfondendolo per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Era quella la tracciabilità di tutti quanti i soggetti presenti in cantieri, comunicando tutti quanti i vari dati, compresi i numeri di telefono, il modo di spostamento per raggiungere il cantiere o i servizi mensa, comunicando nell'ASL, quindi avendo una tracciabilità per poter in qualsiasi momento intervenire in caso di riscontri di attività o di sintomatologia da parte di qualcuno. Criticità però le trovavamo su tutti gli altri punti, anche perché con questa nella stesura iniziale, che poi ieri sera ha avuto un addendum sottoscritto dagli ordini professionali con il sindaco Comune dell'Aquila per chiarire e interpretare alcuni aspetti, una interpretazione autentica c'è stata, perché quello che non condividevamo molto era una serie di incombenze, non che non vogliamo essere responsabilizzati e lavorare con pressioni tecniche. Ma crediamo che le nostre responsabilità sono quelle dettate dal decreto legislativo 81, che è proprio sulla tutela delle sicurezze dei luoghi pubblici, dei cantieri, scusate, anche da quelle che sono le normative emanate dal governo in allegato al DPCM del 26 aprile, in particolare all'allegato 7, che va a disciplinare come ci si comporta all'interno dei cantieri, e così come con il protocollo MIT, che continua a trattare l'argomento. Ecco, Quello che è il Presidente, compito. per far capire a chi ci ascolta da casa, che chiaramente magari non ha familiarità con la terminologia tecnica e con le varie leggi che regolano tutto il mondo dei cantieri, mi pare di capire che ci sia una problematica di responsabilità anche penale rispetto a quello che accade nel Assolutamente cantiere e rispetto ai tamponi. È così o sbaglio? sì, perché delle responsabilità anche penali ci sono sempre state, però in questo caso con atti governativi è stato sancito che la contrazione di Covid è assimilata a infortunio sul lavoro, con tutte le conseguenze che ci sono per norma, comprese quelle penali. Questo porta a una serie di responsabilità. Noi, ripeto, non vogliamo sfuggire a queste responsabilità, però il compito, quello che è in capo al coordinatore della sicurezza, quindi il professionista, per dirlo, per farlo capire, che scende in campo in cantiere per vedere che in qualche modo vengano osservate le misure di sicurezza minime per evitare infortuni sul lavoro, è quella di un'alta sorveglianza, ma non è assolutamente quella che rientra nella gestione dell'impresa e neanche è un controllo continuo e continuativo della verifica della correttezza delle applicazioni, è un'alta sorveglianza. Questa è una prima, nella stesura dell'ordinanza non era ben chiaro, quindi venivano in qualche modo, sembrava, perlomeno poteva sembrare, che venissero scaricate sulle pressioni tecniche compiti e responsabilità che non appartengono a loro. Teniamo presente che noi comunque continuiamo a essere professionisti tecnici, che non siamo formati e non abbiamo alcuna competenza su quelli che sono i rischi sanitari, che appartengono a tutta un'altra professione, evidentemente appartengono alla professione medica. Quindi
Giustamente è stata richiamata l'attenzione dell'importanza del medico competente. Il medico competente è il medico che per conto dell'impresa assicura il rispetto di tutte le norme vigenti in materia sanitaria all'interno dell'impresa. Noi come professioni tecniche possiamo fare una vigilanza se vengono ottemperate queste norme, però non possiamo fare dei controlli stringenti oppure andare ad entrare nella parte gestionale. Avevamo espresso delle perplessità a questa ordinanza subito dopo la sua emanazione del 30 aprile. Già il 2 maggio era stata pubblicata una nostra lettera dove evidenziavamo dei punti che ci sembravano oscuri, che bisognavano di chiarimenti. Questi chiarimenti sono avvenuti, ripeto, ieri pomeriggio la sottoscrizione di un addendum all'ordinanza. Addendum è una specie di interpretazione autentica dell'ordinanza, quindi da parte del sindaco del Comune dell'Aquila, dove è stato chiarito qual è il ruolo delle professioni tecniche, che rimane quello nell'ambito delle previsioni normative senza travalicare lo stesso. E tutto sommato rientra questo principio in quello che è stato asserito dal prefetto Torraco con la limitazione dei tamponi che non possono essere imposti a tutti quanti, ma possono essere eseguiti in via facoltativa, proprio perché un'ordinanza di un sindaco non può andare contro norme o superare norme di carattere nazionale, di carattere generale. Presidente, diciamo che siamo in chiusura di questo collegamento, io le volevo fare un'ultima domanda, anche perché il concetto che hai espresso è abbastanza chiaro. Voi professionisti siete pronti a ripartire, ma che tempistiche ci sono affinché i cantieri possano effettivamente riprendere nonostante tutta questa problematica legata ai tamponi? Lasciando per me perdere per il momento le problematiche tamponi, che è un altro livello sicuramente di problema, noi siamo pronti finalmente con i chiarimenti, abbiamo capito quali sono state chiarite quali sono le nostre responsabilità e i nostri compiti nel merito. Abbiamo capito, abbiamo chiarito che per fare questa attività dobbiamo fare delle aggiunte agli atti progettuali che riguardano la sicurezza, che sono legate soltanto al periodo del rischio Covid, che poi andranno, spero il più presto, estinte, si andranno a estinguere per fine della pandemia, del rischio di contagio. Noi siamo pronti, abbiamo bisogno adesso di poter in qualche modo accedere in ogni cantiere, reiniziare le nostre attività, perché ogni cantiere ha una sua storia, quindi avendo una sua storia ogni cantiere verrà disciplinato come mettere in campo tutte quante le misure necessarie. Siamo pronti, pensiamo di poter ripartire al più presto. Adesso le cose sono più chiare, affrontiamo un altro spirito il nostro lavoro e ci siamo messi a lavorare già da oggi, una volta gli elementi sono stati forniti da parte dell'amministrazione. Grazie al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri dell'Aquila, Pierluigi De Amicis, grazie per essere intervenuto nel nostro telegiornale, buon lavoro.